Grazie Presidente. Siccome si è parlato di vincoli di bilancio, di pareggio di bilancio in Costituzione, io vorrei ricordare, soprattutto ai colleghi della Lega Nord, che il 30 novembre del 2011 hanno votato in uno dei due rami del Parlamento il pareggio di bilancio in Costituzione, tra l'altro permettendo il voto in aula, quindi impedendo il referendum consultivo. E quindi questa cosa è una cosa vergognosa che tutti si devono ricordare. Hai voglia di parlare di politiche anti-austerity quando uno nella scorsa legislatura ha votato il pareggio di bilancio in Costituzione senza consentire ai cittadini di esprimersi come faranno a breve in Grecia, per esempio? Grazie.